Ma sono arrivato qua che sono già ormai le 9, no, le 10 un cazzo, quindi rifacciamo tutto già da capo. E buongiorno mondo, oggi niente bicicletta, sono a piedi, sono arrivato al lago di Candia per fare una passeggiata, il periplo del lago. Mi sono svegliato alle 7 perché pensavo di arrivare alle 9, ma per un cazzo sono qui e sono le 10 e mezza passate. Sono appena partito dal parcheggio, mi godrò la giornata perché è lunedì e non c'è nessun turista, quindi sono venuto apposta per quello. A dopo ragazzi. Ragazzi, eccovi la cartina del lago di Candia. Noi abbiamo lasciato la macchina a questo parcheggio qui. Abbiamo cominciato a camminare lungo questa strada qui. Siamo arrivati in questo punto, da dove si comincia a scendere lungo il periplo del lago, che sarà tutto questo il nostro percorso per tornare alla macchina. Qui decideremo se fare il percorso della palude, che è questo qui rosso, ma non sappiamo ancora. Perciò, gambe in spalla e op op op, si cammina. Ragazzi, noi in teoria siamo venuti qua perché volevamo prendere un po' di fresco, ma come potete vedere, la strada per il primo pezzo che stiamo facendo è completamente al sole. Speriamo di trovare un boschetto. Memole, speriamo di trovare un boschetto tra poco. Speriamo. Ci eravamo illusi con quel piccolo pezzo nella palude, con un po' d'ombra, fresco, ma un sacco di zanzare. Ma guardate, siamo di nuovo nel deserto dei Tartari, grano da tutte le parti e sole assurdo. Sto sudando come un maiale, quindi andiamo a cercare un po' di fresco. Più avanti c'è un po' di boscaglia, quindi andiamo verso di là. Ciao ragazzi. Vorrei farvi notare che finalmente siamo arrivati al primo punto panoramico. Questo qua, dove ci si mette sopra, per avere un punto di visione molto più bello sul lago. Uriel, tu che sei il tuttologo dei versi degli animali, dimmi un po' se questo è il verso del cuculo che cucula, se si sente. Bella è la camminata del periplo del lago di Candia, in mezzo alla natura, al bosco, ma poi se gli ultimi 2 km bisogna farli sulla provinciale, la sicurezza viene un po' a mancare, eh? E niente, ragazzi, speravamo di berci una birretta in riva al lago, ma il bar è chiuso, quindi abbiamo fatto, come avete visto, la sosta sandwich qui nel parchetto. E proseguiamo, mancano ancora un paio di chilometri a tornare alla macchina e speriamo che l'altro bar sia aperto e ci beviamo una birra in riva al lago prima di tornare. Finalmente l'abbiamo trovato un posto dove bere una birretta fresca. Ed è anche finalmente in riva al lago. Ragazzi, eccoci finalmente sulla Berta, siamo appena tornati, abbiamo fatto 8,8 km, quindi un percorso abbastanza breve, non piacevole come ci aspettavamo e l'unico punto panoramico di tutto il lago effettivamente era quello che vi ho fatto vedere con i due bancali. Stavo scherzando, ma alla fine era proprio l'unico punto panoramico dove si intravedeva un po' il lago perché poi si è sempre un po' all'interno e soprattutto gli ultimi 2, quasi 3 km. Bisogna camminarli sulla provinciale senza neanche un minimo di bordo di strada ed è molto pericoloso perché passano camion e macchine e ti fanno dei peli assurdi, quindi poco piacevole. Era poco piacevole, Memole. Era una merda l'ultimo pezzo. Non ci siamo piacecciati. Non ci siamo Piacecciati. piacecciati. E niente, quindi torniamo a casa un po' delusi, un po' rilassati comunque perché la passeggiata ce la siamo fatta lo stesso. E se siete arrivati fin qua a vedere il video, commentate col titolo di questa canzone. E wanna ciu, wanna ciu, wanna cioce! Ciao a tutti, ragazzi!